E oggi in Regione Lombardia si è tenuto un importante tavolo dedicato alle politiche relative alla produzione del latte. La nostra Ilaria Tettamanti ha intervistato l'assessore all'agricoltura lombardo Gianni Fava. Ascoltiamolo. Assessore, ha lanciato un vero ultimatum agli industriali del latte oggi non presenti a questo tavolo. Cosa è successo? Non si è raggiunto un accordo sul prezzo, a quanto pare? Ma io credo che l'ultimatum sia necessario, questo è un tavolo istituzionale che si doveva sviluppare in modo informale, ben consci del fatto che le competenze specifiche in materia di Regione Lombardia sono assolutamente ridotte, però ripeto, io ho fatto mio un motto del Presidente, tutto ciò che capita in Regione Lombardia probabilmente non è di mia competenza, ma tutto ciò che avviene nel settore agricolo in Regione Lombardia mi interessa. Quindi io credo che oggi noi dobbiamo necessariamente prendere atto del fatto che a fronte di una grave discriminazione che viene compiuta nei confronti dei produttori lombardi che non si vedono riconosciuti un prezzo equo da alcuni mesi, abbiamo una parte industriale che dimostra gravi irresponsabilità e che sceglie di non partecipare a questa fase negoziale. Sceglie di non partecipare con dei pretesti, noi diciamo una volta per tutte che chi sceglie di star fuori dal sistema lombardo deve essere sicuro di non avere bisogno della Lombardia in futuro. La cifra del disaccordo qual è? Quale sarebbe il prezzo che gli industriali vorrebbero, invece il mondo produttivo sarebbe disponibile ad accettare? Ma è evidente che il tentativo del mondo industriale sia quello di non fissare il latte ancora per tutto il mese di luglio, in modo da scavalcare agosto, che notoriamente non è il periodo in cui si possano fare negoziazioni, ed arrivare a settembre, probabilmente iniziando una trattativa, ma con 6 mesi di ritardo rispetto al mercato. Oggi la situazione di mercato è di gran lunga molto diversa rispetto alla situazione contrattualizzata. Noi dobbiamo fare in modo che i contratti rispondano alle esigenze del mercato, cioè se il latte spot viene pagato 46 centesimi non si capisce per quale motivo l'industria devono pagare i produttori lombardi dai 38 ai 40 centesimi al litro, cioè questa è una cosa assolutamente ingiusta, e l'assenza di regole a volte di fatto celata sotto i tecnicismi, sotto il pretesto dell'antitrust o altro, non sono null'altro che una modalità dilatoria per evitare di affrontare il vero problema, che è quello della giusta remunerazione della produzione agricola. Stallo quanto potrebbe costare nei prossimi mesi agli produttori lombardi? Agli imprenditori lombardi potrebbe costare molto di più di quanto non sia in grado di sopportare, nel senso che ormai il problema è un problema congiunturale. Noi veniamo dal peggiore anno, dall'anno orribile dell'agricoltura lombarda. Noi siamo passati in un anno dal terremoto alla grande siccità della scorsa estate, all'eccesso di piovosità di questa primavera e addirittura alle trombe d'aria di questi giorni. Quindi noi siamo in una situazione veramente di agricoltura in ginocchio. La Regione Lombardia ha già fatto la sua parte, noi abbiamo anticipato il 70% della PAC, stanno arrivando i soldi a tutti gli agricoltori in questi giorni, facendo qualcosa che non ha fatto nessun altro in Europa. Noi vogliamo continuare ad essere precursori del fatto che la regione, la politica regionale torni ad essere parte attiva nell'ambito anche della negoziazione. Noi non vogliamo sostituirci al mercato, però qualcuno non può impedire al mercato di avere delle dinamiche corrette. Di PAC, domani lei avrà un incontro a Roma, chiederà qualcosa in particolare, data anche la presenza di varie parti, anche del Ministro dell'Agricoltura? No, io al Ministro non chiedo niente perché non credo che sia il soggetto titolato a darmi delle risposte. Credo che la PAC in realtà è un problema di triangolazione tra Ministero, Regioni e Unione Europea. Andrò dal Ministro a spiegare che con ogni probabilità si dovrà andare verso un'armonizzazione dei piani di sviluppo rurale per tutte le regioni del nord. Noi, il nostro sogno sarebbe quello di avere, non dico un unico piano perché non è possibile, però un piano armonico, omogeneo su tutte le regioni del nord, in questo momento sul tema del piano di sviluppo rurale appunto, e cioè sugli incentivi, sui meccanismi e le modalità con le quali saranno corrisposte risorse al mondo agricolo. Noi siamo di fronte ad appuntamenti importanti che arriveranno nei prossimi mesi, dovremo prendere decisioni importanti, a maggior ragione credo che l'atteggiamento degli industriali di stamattina non si giustifichi. Ultima domanda, nel suo intervento prima ha parlato di un suo possibile intervento presso il Ministro dell'Agricoltura francese, perché c'è il rischio di delocalizzazione anche in Lombardia in questo campo? No, io credo che questo rischio ci sia molto limitato, credo al contrario che l'atteggiamento di quello che oggi è il principale acquirente sul mercato del latte e che è un soggetto d'oltreoceano, d'oltralpe, perché stiamo parlando di Lactalis, quindi di un gruppo francese, sia la dimostrazione del fatto che non viene rispettato il principio della reciprocità. Noi con gli
gli altri paesi europei usiamo spesso molti riguardi che altri paesi europei non usano nei nostri confronti. Quindi noi ospitiamo volentieri questo colosso industriale in Italia, volentieri o no, dipende dai punti di vista, comunque diciamo lo ospitiamo, noi chiediamo di essere rispettati. Quindi io scriverò al Ministro dell'Agricoltura francese dichiarando e dimostrando tutta la mia insoddisfazione per l'atteggiamento tenuto dal gruppo Lactalis anche nel caso della fissazione del prezzo del latte in Italia. Assessore, ha accennato anche al fatto che i produttori a questo punto minacciano iniziative dolorose. Ovviamente quello non compete a me. Stamattina nell'ambito del tavolo sono uscite delle proposte di iniziative clamorose più che dolorose, e credo dolorose per il sistema. Ritengo che se si evitassero conseguenze estreme, quali potrebbero essere il blocco dei conferimenti agli impianti o altro, sarebbe meglio anche dal punto di vista squisitamente economico. Quindi non capisco la cocciutaggine con la quale si sta cercando di risparmiare qualche centesimo a fronte del fatto che le conseguenze, i danni che deriverebbero da iniziative di questo tipo sarebbero anche peggio per il mondo dei trasformatori, quindi è francamente qualcosa che mi sfugge.